Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Il provvedimento autorizzatorio unico regionale, che è la quarta e ultima tematica del nostro programma Dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione, affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo questo periodo di emergenza sanitaria. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi introdurrò brevemente in questo evento online. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, che sono Giuseppina Liuzzo e Massimo Pugioni, esperti di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar in materia di semplificazione amministrativa è l'ultimo incontro online di questo nostro programma, questo programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l'emergenza Covid, ed è un'attività del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma si rivolge a tutte le amministrazioni che sono coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa, che dopo appunto questa, per fornire strumenti utili per dare risposte tempestive alle imprese che vorranno riaprire dopo questo periodo o che vogliono avviare ex novo le loro attività. Proprio la ripresa di queste attività economiche è l'occasione per attuare sul campo la semplificazione delle procedure autorizzatorie, cercando di salvaguardare al contempo anche le norme di salvaguardia di salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il programma sta affrontando delle tematiche quali la conferenza di servizi semplificata, che è stata la prima tematica che ha aperto questo programma, per passare poi al silenzio assenso, all'autorizzazione unica ambientale e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Ogni tematica è così divisa, c'è un webinar introduttivo come questo di oggi, appunto sul provvedimento autorizzatorio unico regionale, poi ci sarà la creazione di un gruppo di lavoro interattivo per l'approfondimento di casi concreti e alla fine ci sarà un webinar finale dove verranno mostrati i lavori, i risultati del gruppo di lavoro. Come si può partecipare a questo gruppo di lavoro? Basta mandare alla nostra casella di progetto ponsemplificazione@formez.it un caso concreto dettagliato, scrivere come oggetto gruppo di lavoro PAUR e nel testo della mail specificare il vostro nome e cognome, giustamente, l'ente di appartenenza, il ruolo e la proposta del caso concreto, cercando di dettagliarla nel modo più curato possibile. Vi ricordo poi che tutte queste mail dovranno pervenirci entro il 19 giugno 2020 alle ore 12, per poi dar modo ai nostri esperti di lavorare su queste vostre tematiche e poi ci potremo vedere successivamente il 25 di giugno con l'attività del gruppo di lavoro, sempre dalle 10 alle 11:30, mentre il webinar di approfondimento su questa tematica e sui risultati del gruppo si terrà il prossimo 9 luglio, sempre dalle 9 alle 11:30. Dunque ricordatevi soprattutto la data del 19 giugno 2020 alle ore 12, che è la scadenza per poter inviare i vostri casi concreti. Ecco qui riepilogate appunto le date, il webinar introduttivo di oggi, il 25 giugno si riunisce il gruppo di lavoro e il 9 luglio finalmente ci sarà la presentazione di tutti i nostri dei lavori del gruppo. Andiamo all'attività del nostro progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, scusate, che nel corso del 2019 ha svolto tantissime attività di formazione e informazione. Ha coinvolto ben 18.000 partecipanti e 1.820 amministrazioni. Si sono costituiti 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ci sono stati lavori di affiancamento e help desk on the job. Ci si sono svolte ben 12 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione ed è nata la nostra comunità di pratica, reteitaliasemplice.gov.it, dove sono messe a disposizione le competenze e le esperienze in ambito di semplificazione.
Questi sono i centri di competenza che sono attivati e queste sono state le tematiche dei nostri webinar e seminari. Per avere poi un'idea e per avere tutto il materiale e la registrazione, basta collegarsi al nodo di eventi 17455, cliccare sull'evento seminario di vostro interesse e lì potrete scaricare dalla pagina che si apre le slide e le registrazioni. Questo, arriviamo poi al nostro programma, la semplificazione per la ripresa, che come abbiamo detto cerca di agevolare la ripresa delle attività economiche dopo questo attenuarsi di questa emergenza, in modo tale per dare attuazione proprio tempestivamente alle procedure di semplificazione. Le amministrazioni andranno supportate per l'utilizzo della conferenza dei servizi semplificati, per l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante e magari un aumento dei controlli ex post. A tal riguardo, proprio per dare supporto maggiore a queste le nostre amministrazioni, vi consiglio di leggervi dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, responsabilità, controlli e tempestività, il link che troverete nella pagina di eventi all'interno delle risorse utili della pagina. Andiamo velocemente al nostro incontro di oggi, che è rivolto al personale coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di imprese e a tutti gli interessati alla materia trattata, dunque a questa tematica. Dopo l'accoglienza ci sarà l'intervento di Massimo Puggioni e poi di Giuseppina Liuzzo. Massimo Puggioni ci parlerà della gestione del procedimento unico, invece Giuseppina Liuzzo conseguire la smart regulation e ridurre le criticità del processo PAUR. Vi ricordo che in chat potete scrivere tutte le vostre domande che poi saranno mandate ai relatori per poter rispondere nella seconda e ultima parte del webinar. A tutti coloro che cui non verrà data risposta, vi ricordo che troveranno le risposte scritte nei prossimi giorni nella pagina di Eventi PA nella quale vi siete iscritti. Che sempre nella stessa pagina ricordo che ci sarà già da questa in serata di oggi o al massimo domani mattina la registrazione più le slide, ricordo il nodo appunto 220093. Ricordo a tutti che potranno ricevere l'attestato di iscrizione al webinar solamente se sono iscritti al webinar e se hanno ascoltato e partecipato al webinar per almeno il 20% del tempo. Le attestazioni avverranno solamente nei prossimi giorni, dunque se alla fine del webinar o in questo momento non vi trovate attestati è perché i log dovranno essere scaricati solo al termine di questo evento e solo nei prossimi giorni riceverete la mail per coloro che hanno tutti i requisiti per l'attestazione di iscrizione. A questo punto non mi resta che augurare buon lavoro e lasciare la parola a Massimo Puggioni. Buon proseguimento! Buongiorno a tutti, buongiorno, intanto che arrivano le slide, vi dico io faccio un intervento introduttivo questa mattina che non è diciamo rivolto nello specifico alla procedura di PAUR, però diciamo è per introdurre la gestione del PAUR nel concetto di procedimento unico. Questo perché la disposizione dell'articolo 27 bis del codice dell'ambiente che ha introdotto il provvedimento autorizzativo unico regionale non è altro che l'ultima di una serie di disposizioni legislative che mirano in qualche modo all'unificazione del procedimento. Quindi ho pensato, prima di entrare nel merito di questioni più specifiche e anche di tecnicismi sui quali a volte, come dire, fissiamo la nostra attenzione e ci passatemi un termine, ci avvitiamo anche un pochino sui tecnicismi e sulle singole disposizioni di tempi, di modi, ebbene fare un attimino un passo indietro e cercare di focalizzare il concetto di procedimento unico in modo tale da non perdere mai di vista l'obiettivo finale e quello che c'è dietro. Come vi dicevo, le disposizioni in materia di PAUR e di procedimento unico sono le ultime storicamente di tutto un processo che ha avuto inizio addirittura nel 1998, quando col decreto legislativo 112 del 98 in piena riforma Bassanini è stato introdotto in qualche modo il procedimento unico in ambito SUAP, perché il SUAP è stato il primo diciamo schema procedimentale unico nel nostro ordinamento.
Vedete, tutto nasce da questa disposizione in cui nel decreto legislativo 112 si diceva che il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. E in questo procedimento, in questo schema procedimentale unico, l'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Vedete, è abbastanza sintetica ma forte questa disposizione perché ci dice che c'è un procedimento unico e, c'è un e che diciamo, le varie materie, vedete, urbanistica, sanitaria, Sì, si è bloccato il video di Massimo, probabilmente c'è un rallentamento nella rete. Attendiamo un secondo che Massimo rientra, probabilmente. Sì, vi chiedo un attimo di pazienza, si è bloccato il collegamento. Purtroppo le reti sono sovraccariche perché tutti stanno facendo webinar. Dunque chiedo un attimo di pazienza e provo ad avvisare Massimo dell'inconveniente, perché probabilmente Massimo non si è accorto del problema. Così vediamo cosa risponde, aspettiamo ancora qualche attimo. Intanto allora, sì, Anna, come a tutti quanti, il video si è bloccato, ecco, Massimo è proprio caduto dall'aula, ecco, sta rientrando. È andata via la connessione, non so dove. Speriamo che Capita, prego. non faccia altri scherzi. Comunque, vi dicevo, stavo dicendo del SUAP, appunto, che vedete, il DPR 447 ci disponeva che il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda. E quindi il procedimento unico che inizia con la presentazione di un'unica domanda e si conclude con un provvedimento conclusivo che è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. Il DPR 447 poi è evoluto nel DPR 160 del 2010 che l'ha sostituito, dove diciamo il concetto di unicità del procedimento resta un po' più sfumato rispetto a quello che prevedevano le norme del 1998, ma comunque ci diceva che il SUAP assicura una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Vi dico questo proprio per arriviamo poi al PAUR come un parallelismo, perché quello che ci chiede oggi il PAUR altro non è che il medesimo concetto. Dopodiché nel 2001 con il DPR 380 col testo unico dell'edilizia è stato introdotto il SUE, che non è altro che un analogo del SUAP per quanto riguarda la materia edilizia. Anche qui è un unico punto di accesso per il privato, fornisce una risposta unica, tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte e prevede il divieto per tutti i soggetti coinvolti in questo procedimento unico di rilasciare direttamente atti di assenso all'interessato al di fuori del procedimento unico. Adesso, giusto per dire un'evoluzione futura possibile, è unificare i SUAP e il SUE che hanno due normative di regolamentazione diverse, però sostanzialmente svolgono il medesimo ruolo. In qualche regione questo è stato già fatto, come ad esempio in Sardegna, che è la mia regione, abbiamo già un'unificazione del SUAP e del SUE. Ancora, sempre nel medesimo solco di unificazione del procedimento, con la riforma Madia del 2016, il decreto legislativo 127, che ha riformato la conferenza di servizi, ha in qualche modo spinto nel senso dell'unificazione del procedimento, perché se precedentemente la conferenza di servizi era solo un modulo procedimentale utile a raccordare diversi adempimenti, diversi titoli abilitativi in capo a soggetti diversi, con la riforma dell'articolo soprattutto 14, in questo caso della 241, la conferenza di servizi è diventata obbligatoria ogni qualvolta c'è una molteplicità
titoli abilitativi da acquisire e conseguentemente diciamo, è andata anche questa nella direzione dell'unificazione del procedimento, così come la sua conclusione, che è appunto la determinazione motivata, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza dei soggetti che partecipano alla conferenza di servizi. Nello stesso solco si collocano le disposizioni dell'articolo 19 bis della stessa legge 241 che hanno introdotto la scia unica e la scia condizionata, che mirano a raccordare tra di loro diversi adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione di una medesima iniziativa privata. Così come vedete, ci sono diverse disposizioni settoriali che negli anni hanno previsto il ricorso ad una sorta di procedimento unico per raccordare tra di loro diversi adempimenti. Si va dall'autorizzazione unica energetica, che è di quell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che anche qui prevede l'unificazione del procedimento, l'articolo 269 del decreto legislativo 152, che disciplina l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oggi confluito nell'AUA, che a sua volta è un'altra disposizione che mira all'unificazione del procedimento, già in origine nella norma di settore prevedeva una conferenza di servizi per raccordare diversi adempimenti connessi, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di quell'articolo 208 del 152, ancora l'AIA, e da ultimo per l'appunto il PAUR, che è stato introdotto per cercare di raccordare in qualche modo la procedura di valutazione di impatto ambientale con tutti gli altri titoli abilitativi che sono necessari per la realizzazione dell'intervento. Questo perché non ho detto che l'articolo 208 confluisce nell'AUA, ho detto che l'articolo 269 confluisce nell'AUA, però l'articolo 208 a sua volta contiene al suo interno una disposizione di unificazione del procedimento, tant'è che si intitola proprio autorizzazione unica. Dicevo, il PAUR è stato introdotto per cercare di raccordare la procedura di valutazione di impatto ambientale con tutti gli altri titoli abilitativi. Purtroppo oggi abbiamo dei problemi di audio e di video. La rete di Massimo si vede che è rallentata e speriamo che appunto riusciamo a risolvere questo problema. Purtroppo, come dicevo io, le reti personali sono sovraccariche in questo momento. E bisogna pazientare un pochino. Ci sono dei partecipanti in aula che stanno scrivendo che hanno problemi per quanto riguarda la visualizzazione delle slide o di audio. In questi casi, poiché dipende dalla vostra connessione, il mio consiglio è quello di uscire dall'aula e rientrare. Allora, intanto, Scusate, io ecco non ho Massimo. legato due volte. Ah, no, ok. Sì, ma mi sono anche ricollegato col telefono, in modo che se cade la linea fissa, posso supplire forse col telefono, vediamo. Ok, quindi vi dicevo, per raccordare il 152, diciamo la procedura di valutazione di impatto ambientale col procedimento unico SUAP, che è stato, diciamo, storicamente difficilissimo da raccordare proprio per le particolarità della procedura di valutazione di impatto ambientale. Quindi si è deciso appunto di portare, come dire, passatemi la battuta, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, nel senso, se non si riesce a raccordare la procedura di valutazione ambientale col procedimento SUAP in maniera efficace, si è pensato di portare il procedimento unico all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale in maniera tale da raccordare comunque un titolo abilitativo unico.
Allora, vediamo quali sono gli elementi comuni su cui riflettere un attimo per quanto riguarda l'unificazione del procedimento. Intanto l'unificazione del punto di contatto. In un procedimento unico abbiamo un solo punto di contatto. Questo è il concetto più facile da capire e, ahimè, molto spesso, come dire, si è banalizzato il concetto di unificazione del procedimento. Come dire, limitandolo a questo aspetto e basta. È chiaro che per l'interessato, per il cittadino, è una semplificazione di grande rilevanza quella di potersi rivolgere ad un unico ufficio, ad un unico soggetto che, come dire, gestisce l'intero iter procedimentale, quindi a non dover girare per tanti uffici e a non dover, come dire, impazzire, se volete, a raccordare i diversi adempimenti, perché c'è un soggetto istituzionalmente preposto che svolge questo lavoro, che nel caso del SUAP e del SUE è appunto lo sportello unico, nel caso del PAUR è il soggetto che è competente alla gestione della procedura di valutazione di impatto ambientale. Però questo non è assolutamente l'unico vantaggio e l'unico, come dire, l'unica ragione di essere del procedimento unico. Ne abbiamo altre due che, se volete, sono ancora molto più importanti di questa. La seconda è quella dell'unificazione del titolo abilitativo. Cioè io non ho più 10 atti autorizzatori diversi, ma ho un unico atto autorizzatorio che li sostituisce tutti. Questo significa, se volete, che il ruolo che svolgono le singole amministrazioni all'interno di un procedimento unico non è, diciamo, il rilascio semplicemente del proprio atto di competenza, ma è semplicemente come dire, un ruolo istruttorio che è rivolto al rilascio di un unico atto abilitativo. Faccio un attimo un salto. Vedete, la Corte Costituzionale, con la famosa sentenza dell'anno 2000, era riferita in quel caso al procedimento SUAP, ma lo possiamo applicare in maniera identica a tutti i casi di procedimento unico previsti dalla norma, ivi compreso appunto il PAUR, ci dice, vedete, quello che la legge configura è una sorta di procedimento di procedimenti, cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano atti e adempimenti facenti capo a diverse competenze richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. Cosa vuol dire? Quelli che erano in precedenza autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano atti istruttori al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo che è titolo per la realizzazione dell'intervento. Questo significa che non vengono meno le distinte competenze e le distinte responsabilità dei soggetti che sono coinvolti, ma quelli non devono, diciamo, operare l'istruttoria volta al rilascio del proprio atto autonomo, ma devono semplicemente compiere un'istruttoria ed esprimere, se volete, un parere o una determinazione che è finalizzata però all'adozione dell'unico provvedimento conclusivo finale. Si tratta, in buona sostanza, di esercitare il potere che la legge attribuisce a un'amministrazione secondo una modalità diversa. E quindi operare secondo lo schema procedimentale del procedimento unico e non secondo quello della norma di settore. Questo è molto importante perché molto spesso il rilascio anche di un singolo atto di settore presuppone l'acquisizione di pareri di altri atti di assenso che nell'ambito di un procedimento unico normalmente vengono acquisiti in parallelo, per cui ogni soggetto coinvolto opera le verifiche di propria competenza senza preoccuparsi dell'esito delle verifiche degli altri soggetti che sono coinvolti nel medesimo procedimento unico. Questo perché? Perché non devono rilasciare più un atto autonomo, ma tutto va a confluire in un provvedimento unico conclusivo e quindi sarà il soggetto che sta coordinando il procedimento unico a dover, come dire, tirare le fila e fare sintesi rispetto alle posizioni di tutti i soggetti coinvolti. E quindi arriviamo a questo punto, se volete, a quello che è il terzo elemento fondante di un procedimento unico, che è appunto il fatto che ogni amministrazione, ogni soggetto che si trova coinvolto in un procedimento unico non deve
aver la pretesa, perché da qui, guardate, nascono un sacco di problemi, come dire, di difficoltà di raccordo di norme settoriali con le norme in materia di unificazione del procedimento. Non deve aver la pretesa di seguire la propria norma settoriale di riferimento che disciplina il rilascio del proprio atto di competenza, perché deve semplicemente operare delle verifiche istruttorie all'interno del solco, che è uguale per tutti, del procedimento unico. Ma se volete, a livello proprio concettuale, quello che è la rivoluzione copernicana è che ci viene chiesto oggi di passare da uno schema procedimentale che è incentrato sul singolo titolo abilitativo e sulla competenza settoriale ad uno schema incentrato sull'obiettivo finale del cittadino e dell'imprenditore. Allora, la più grande difficoltà che ha il cittadino imprenditore a rapportarsi con il mondo della burocrazia in generale, quando vuole realizzare una determinata iniziativa, quando vuole avviare una determinata attività imprenditoriale, è quella di capire che per realizzare quello che per lui è sempre lo stesso intervento, sono necessarie diverse autorizzazioni da parte di soggetti diversi, ognuno dei quali ti autorizza limitatamente ad un campo specifico di competenza. Questo perché mentre il cittadino parla in termini di iniziativa, cioè lui vuole realizzare un centro commerciale, per dire, e questo è il suo intervento, questa è la sua iniziativa e questo è il centro del procedimento visto con i suoi occhi, mentre, come dire, gli operatori della pubblica amministrazione invece normalmente hanno un approccio, una visione del procedimento che è, come dire, legato alla singola norma di settore. Quindi il procedimento amministrativo dal punto di vista della pubblica amministrazione inizia, si sviluppa e finisce attorno al rilascio di uno specifico titolo abilitativo che abilita il privato alla realizzazione dell'intervento limitatamente ad uno specifico campo normativo. Per cui, per quello stesso centro commerciale, l'ufficio tecnico del comune autorizzerà dal punto di vista edilizio, l'ufficio competente sulla paesaggistica dal punto di vista paesaggistico, l'ufficio, i vari soggetti competenti in materia ambientale lo autorizzeranno volta per volta gli scarichi, all'impatto acustico e via discorrendo. Ma visto con gli occhi del cittadino, questo è sempre per la realizzazione del suo centro commerciale. Perché l'obiettivo del cittadino non è quello di ottenere 1, 5 o 10 autorizzazioni, titoli abilitativi diversi, ma è sempre realizzare il centro commerciale. Noi qualche volta, come dire, da operatori della pubblica amministrazione, confondiamo il fine con il mezzo e pensiamo che tutto finisca con il rilascio dell'autorizzazione. Dovremmo, come dire, imparare per gestire in maniera, come dire, efficace è buona il procedimento unico, dovremmo imparare a guardare il procedimento con gli occhi del cittadino, a mettere al centro non l'adempimento amministrativo, ma l'obiettivo finale. Secondo lo schema classico, vedete, secondo lo schema classico del procedimento amministrativo, non quello unico, il cittadino inizia a, come dire, interfacciarsi col labirinto della burocrazia chiedendosi di quale autorizzazione ha bisogno. E quindi per realizzare il famoso centro commerciale che il nostro imprenditore vuole realizzare, deve innanzitutto capire quali sono i diversi titoli abilitativi che deve ottenere per realizzare quello che vuole realizzare. Dopodiché, quando chiede questi singoli titoli abilitativi, come vi dicevo prima, ogni ufficio ragiona e lavora sulla base della norma di settore, avendo come obiettivo il rilascio del proprio atto di competenza. Dopodiché la palla torna nuovamente all'imprenditore privato, al cittadino, che ha l'onere di capire di aver ottenuto effettivamente tutti i titoli abilitativi di cui ha bisogno per realizzare legittimamente la sua iniziativa. Perché guardate, ognuno di questi degli uffici coinvolti rilascia il titolo per quanto di propria competenza, ma nessuno va a guardare se appunto l'interessato ha chiesto tutti i titoli abilitativi di cui aveva bisogno. Lavorare in un procedimento unico vuol dire lavorare esattamente al contrario. Quindi partire da quello che è l'obiettivo finale del cittadino,
che non è ottenere uno o più atti di assenso ma realizzare una determinata iniziativa, è individuare a ritroso, tenendo presente quella che è l'iniziativa finale, quali sono i titoli abilitativi di cui lui ha bisogno per realizzare quella determinata iniziativa. Come dire, rovesciamento di ottica, è utile, ad esempio, avere delle checklist, delle checklist di domande che attraverso una serie di un percorso guidato aiutano anche l'interessato a capire quali sono gli atti di assenso di cui ha bisogno per realizzare quello che è il suo obiettivo finale. Dopodiché si avvia il procedimento unico dove l'interessato mette al centro non più l'ottenimento di questo e quel titolo abilitativo, ma la realizzazione del centro commerciale con i titoli abilitativi che sono necessari per realizzare quell'obiettivo. E viene alla fine autorizzato con un provvedimento unico che lo autorizza a realizzare la sua iniziativa. E somma, sostituisce singoli titoli, ma risponde all'esigenza dell'interessato. Vedete, questo è semplicemente un esempio di checklist che serve per individuare i profili connessi, che è ad esempio contenuta nella modulistica unica, unificata, edilizia, che può essere applicata ad esempio anche in ambito Power, perché quello che oggi ci sta chiedendo, l'articolo 27 bis, del 152 è proprio questo, cioè insieme alla valutazione di impatto ambientale devono essere richiesti tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e per l'esercizio del medesimo impianto produttivo. Quindi l'ottica ci sta chiedendo di ragionare in quest'ottica. Non fermiamoci più all'adempimento di nostra competenza, ma mettiamo al centro quello che è l'iniziativa che l'interessato vuole realizzare. Qui c'è un esempio, che è l'esempio che vi ho illustrato, scorrendo le slide precedenti, per cui vedete in passato cosa succedeva? Che dopo la verifica di assoggettabilità per il centro commerciale, perché normalmente è soggetto a verifica di assoggettabilità, poniamo che l'autorità competente si esprimesse nel senso di assoggettarlo a VIA, chiedeva l'impresa doveva a quel punto chiedere la VIA, dopo che aveva ottenuto la VIA, chiedere le varie autorizzazioni per la realizzazione dell'intervento, che normalmente, come dire, venivano scisse in una fase di realizzazione e in una fase di esercizio. Quindi prima permesso di costruire, sismica, paesaggistica, parere dei vigili del fuoco, AU, eccetera. Mentre tutto questo oggi viene fuso in un unico momento. Quindi, dopo la verifica di assoggettabilità, che evidentemente è una fase comunque precedente perché va determinato se sottoporre o no a VIA il progetto, viene presentata un'unica pratica comprendente la VIA, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, ma anche per l'esercizio, quindi ad esempio la posa di insegne, l'autorizzazione commerciale, la denuncia per la vendita di alcolici, ad esempio il parere della commissione di vigilanza, se supponiamo in questo centro commerciale è presente anche un cinema, eccetera. Infine, prima di passare la parola alla collega che entra più nel merito della procedura di PAUR, vi suggerisco una modalità di ragionamento, giusto, può essere una scelta organizzativa, niente di più. Nel momento in cui io ho un ufficio che normalmente è competente in materia ambientale alla gestione delle valutazioni di impatto ambientale, che ha già una professionalità ben determinata e ben formata sulla gestione della procedura di VIA, che è già, come dire, una procedura molto particolare con diversi step e diverse fasi. Si potrebbe decidere di affidare la gestione della procedura di PAUR, quindi di questo procedimento unico che affianca alla VIA anche l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari al medesimo ufficio. Oppure si potrebbe pensare, in ottica di amministrazione regionale che gestisce appunto il PAUR, di istituire un ufficio specializzato nella gestione di questo tipo di procedimenti, che quindi sia specializzato nella gestione di conferenze di servizi, di procedimenti unici, che si occupi ad esempio di VIA, quindi dell'acquisizione del PAUR,
tanto quanto di autorizzazione unica energetica, piuttosto che di altri tipi di autorizzazione unica che fossero di competenza delle regioni, e che quindi sostanzialmente lasci alla unità organizzativa competente sull'ambiente, sulla valutazione di impatto ambientale, la propria competenza intatta, ma si occupi di coordinare quell'adempimento e quella procedura con tutti gli altri adempimenti amministrativi nell'ottica proprio dell'unificazione del procedimento e del rilascio del provvedimento unico. Questo è sicuramente una scelta organizzativa possibile, non sto dicendo che sia la migliore, è una possibile a cui alcune regioni stanno arrivando piano piano, ragionando sul fatto che sono effettivamente due professionalità ben distinte. Una è quella settoriale della materia e l'altra proprio nella gestione del procedimento delle conferenze di servizi e dell'unificazione dell'iter. Io avrei terminato come introduzione, adesso passerei la parola direttamente a Giuseppina Liuzzo che entra più nel merito. Scusate se mi è caduta la connessione, ma spero di aver. Buongiorno a tutti, spero che la mia connessione sia funzionante. Mi vedete, mi sentite? Buongiorno, io oggi dovrò occuparmi di un tema, di un approfondimento più che altro del processo di Power. E lo farò da un punto di vista un po' particolare che ho definito quasi ermeneutico, nel senso di capire il senso e la logica del procedimento dal punto di vista della semplificazione e delle facilitazioni, che sono comunque contenute sia nelle finalità normative quanto nell'articolato del testo unico ambientale. Che problema. I temi che oggi affronteremo sono la smart regulation e la riduzione del gold plating, dove per gold plating non bisogna intendere semplicemente le richieste maggiori degli Stati membri rispetto ai requisiti e agli obiettivi minimi e diffusi della normativa, ma anche, diciamo, gli impegni in termini di aumento dei costi per poter attivare i procedimenti amministrativi in generale e ottenere appunto il consenso, il giudizio o il parere. Però vedremo anche che all'interno del procedimento o processo di Power in realtà ci potrebbe essere la possibilità di ottenere e conseguire un ciclo perfetto, superando quelle che possono, come è stato anche evidenziato da talune domande poste già in chat, quelle che possono essere ritenute criticità di processo, che a ben vedere non attengono tanto allo svolgimento del procedimento o alla capacità del Power di interagire a livello di appunto relazioni tra amministrazioni e tra le stesse con l'autorità competente e con lo stesso diciamo il proponente. Più che altro non sono valorizzate appieno, questo vedremo che appunto la valorizzazione rappresenta un punto di forza, un punto di opportunità per non incorrere in ritardi, in sospensioni procedurali, in richiesta di integrazioni che abbiamo visto fanno parte comunque di ogni qualsiasi procedimento amministrativo come gestito dalla normativa che lo regola, da 165 in poi. Allora, io ho definito appunto un approccio diverso, ma abbiamo avuto vari incontri ai quali poi vi rimando con la bibliografia e la sitografia necessaria sul Power, però oggi vorremmo proprio analizzare quelli che sono i punti di forza più che le criticità, perché molto spesso anche i quesiti dipendono dal non corretto, da una non compiuta e corretta applicazione del ciclo procedimentale o del processo. Quindi,
Quando noi abbiamo affrontato tra il 2018 e il 2019 il PAUR, ci siamo trovati davanti questa linea temporale, queste fasi del processo che sono opportunamente ben declinate all'interno del testo unico, ma che però sono sparse in più articoli, per cui non è detto che il PAUR, che è stato diligentemente rappresentato all'interno dell'articolo 20, 27, più che del 27 bis, perché vi ricordo che lo svolgimento delle fasi sono già nell'articolo 27 e anche i pareri che obbligatoriamente sono sussunti all'interno del PAUR, sono sempre nell'articolo 27. Abbiamo visto e abbiamo affrontato quello che è appunto la linea temporale, le fasi del processo che, sebbene diciamo attenzionate, potrebbero riservare diciamo, quei punti di forza volti al superamento di alcune criticità. Vediamo come nel particolare. Intanto, sia la smart regulation che la riduzione di questo goal tracking fanno parte degli obiettivi della direttiva. E questi obiettivi della direttiva, prima di confluire nel testo unico ambientale, in effetti sono confluiti in un testo che pochi leggono, che è il 104 del 2017, che ha recepito appunto la direttiva VIA del 16 aprile 2014. Anche all'interno di una corposa relazione che oggi andremo ad affrontare, che ci aiuta appunto per capire il senso e gli strumenti che ci mette a disposizione il PAUR, per capire appunto l'allineamento di questa procedura e comunque le procedure di valutazione ambientale, perché di questo si occupa il PAUR. Il PAUR si occupa della valutazione ambientale, che è governata soprattutto dalla valutazione di impatto e quindi da un documento importante quale lo studio di impatto ambientale, ma che assembla, integra e mette insieme tutti gli altri studi, le altre indagini e gli altri endoprocedimenti di natura ambientale che prima vivevano separati e sparsi, e invece oggi vengono sussunti e riassunti all'interno del procedimento unico autorizzatorio, sempre ai fini ambientali. Ricordiamo questo aspetto che non è indifferente, che può generare confusione per quanto riguarda appunto le competenze. Ora andremo con ordine a valutare questi aspetti. Quindi, anche nel 2018 e 2019, e vi rimando alla loro lettura perché è molto meglio leggere i documenti originali piuttosto che quelli, diciamo così, commentati. Nel 2017, quindi a 3 anni dalla pubblicazione della direttiva, vengono emanate le linee guida sulle tre importanti. Sui tre importanti livelli del processo, perché è un vero e proprio processo, che vanno dallo screening di VIA, allo scoping e alla redazione del cosiddetto dello studio di impatto ambientale. In tutti i casi, l'Unione Europea, nella produzione di tutte e tre le linee guida, rimarca quelli che sono gli obiettivi principali di tutte le direttive VIA emanate sin dal 1987: garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, per cui anche diciamo, sussumere questi due grandi fattori di valutazione che sono il paesaggio, la biodiversità e poi anche la VIS, cioè la valutazione dell'impatto sanitario, reggono diciamo, all'impatto di questo obiettivo unificante e importante inserito dalla direttiva. Ma l'altro grande obiettivo su cui la semplificazione deve lavorare e garantire gli elevati standard di protezione dell'ambiente, la partecipazione del pubblico, perché la famosa fase di partecipazione è per pubblico, si intende il pubblico interessato, ma anche il pubblico generico, e l'accesso alla giustizia, cioè laddove chiunque
possa percepire un potenziale danno arrecato all'ambiente attraverso il procedimento e il processo di VIA, può comunque presentare le proprie osservazioni fino ad arrivare eventualmente in casi estremi alla Corte di Giustizia europea. Quindi comunque questo processo di VIA che nasceva appunto ex post per dare una valutazione ai progetti e agli interventi, adesso viene integrato con più elementi e fattori o più matrici ambientali che sono appunto il paesaggio e la biodiversità. Ecco perché l'autorizzazione paesaggistica, il parere paesaggistico è fondamentale per la chiusura positiva del provvedimento finale di PAUR. Quindi abbiamo detto, cioè, quando noi abbiamo detto poco fa, guardiamo qual è stato il processo per capire quali sono gli elementi di semplificazione che realmente sono intervenuti, dobbiamo guardare al decreto legislativo 104 del 2017. Intanto c'è un'innovazione importantissima che è confluita anche nel 27 bis e nel 27 che comunque introduce, per quanto non obbligatoriamente, il ricorso al PAUR anche a livello in sede ministeriale. Ricordiamo che il PAUR è obbligatorio solo per le vie regionali ed è facoltativo appunto per invece le vie ministeriali. Quindi l'elemento importante, si tratta di un processo ma anche una valutazione assorbente. Ecco perché tutti i pareri che sono elencati all'interno l'articolo 27 e ribadito il 27 bis sono fondamentali, cioè l'acquisizione di tutta la positività di tutti questi pareri è fondamentale per la chiusura positiva del processo di PAUR, se no non li avremmo incardinati all'interno di una procedura assorbente. Scusate. Le necessità e le motivazioni, vi invito a leggere questa relazione illustrativa perché fa capire come spesso la legge venga in qualche modo, diciamo, non approfondita dal punto di vista anche delle opportunità che sono così disperse all'interno del proprio articolato. Quindi, procedimento assorbente rispetto al rilascio di tutti i titoli abilitativi e autorizzativi, comunque riconducibili ai fattori ambientali. Quindi questo è importante, solo riconducibili ai fattori ambientali. Tutti gli altri titoli poi che compongono l'autorizzazione finale, sia essa edilizia, sia essa connessa appunto a importanti, come vedevo, interventi di bonifica, sia essa connessa alle autorizzazioni energetiche, poi vengono riassorbiti, quindi il PAUR a sua volta viene riassorbito come provvedimento unico autorizzatore in materia ambientale all'interno dei provvedimenti autorizzativi per tipologia di materia, edilizia pura, edilizia commerciale, edilizia magari connessa all'impiantistica di tipo energetico, quindi anche energetica, ma il PAUR è un processo, provvedimento che assorbe tutti i titoli ambientali, compresa eventualmente appunto l'integrazione con l'importante titolo ambientale che è l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che vedremo normata integrazione sempre della VIA e del PAUR all'articolo 29 in poi del testo unico. Quindi procedimento, provvedimento autorizzatorio in materia ambientale. Non bisogna confonderlo con altri provvedimenti che hanno, diciamo, che lo riassorbono e che quindi ne tengono conto nel parere o decreto finale. Le regole comuni, la riduzione complessiva dei tempi, addirittura nella relazione del 104 si arriva solo per la verifica soggettabilità a VIA a 2,6 anni medi di chiusura
chiusura del procedimento. Come vediamo invece le regole comuni, la tempistica perentoria sono elementi fondamentali di riduzione anche dei tempi e dei costi sia per i proponenti, ma ricordiamoci anche per le autorità procedenti che possono essere appunto pubbliche, quindi al PAUR diciamo, non sono sottratti le opere pubbliche ovviamente, quindi è un risparmio di tempo, ma anche raggiungere prima un obiettivo anche di interventi di pubblica utilità. Quindi chiunque ha interesse affinché si concluda positivamente e nei tempi corretti, anche sulla base dei finanziamenti potenzialmente erogabili a favore dell'intervento, sia esso pubblico che privato, che quindi il procedimento si conclude e si attua in tempi abbastanza certi e controllabili. E questa è un'altra dei punti di forza. Un aspetto della smart regulation, abbiamo visto, c'è stata la grande stagione negli ultimi 3 anni, si è lavorato molto sulla modulistica, e questa modulistica è anche servita perché la modulistica finalizzata al PAUR o comunque ai procedimenti e provvedimenti ambientali ha trovato una propria collocazione anche all'interno di altra modulistica che è stata a sua volta aggiornata. Quindi il lavoro sulla modulistica è stato fatto in questi 2 o 3 anni. È fondamentale. Altro aspetto fondamentale che per ciascuna delle fasi, se guardiamo per esempio all'articolo 21 che vi invito a leggere, addirittura il cosiddetto soccorso istruttorio, o prescreening non vale soltanto per l'articolo 6,9, quindi la verifica di assoggettabilità o meno, quindi la preverifica se intanto va a verifica o avvia, ma vale anche nel caso in cui il proponente è diciamo onerato di pubblicare ai sensi del PAUR, quindi ai sensi dell'articolo 23 della normativa, lo studio di impatto ambientale. Ebbene, se leggete bene, quindi se le amministrazioni aumentassero diciamo la massa, diciamo, aumentassero la capacità, ecco, di informare anche i proponenti, e lo può fare qualunque amministrazione, non è detto che debba essere solo l'amministrazione competente al rilascio del provvedimento, a dire bene cittadini, oppure dire a se stessi, ma io ho un'opportunità offerta dal PAUR che è già l'articolo 21. L'articolo 21 del decreto legislativo 152 mi dice che io posso fare ricorso prima della pubblicazione per conoscere e per valutare se la mia proposta sulla portata e il livello delle informazioni che intendo inserire nello studio di impatto ambientale sia congrua, coerente, compatibile, sufficientemente approfondita per la tipologia dell'intervento. Voi sapete benissimo che la standardizzazione di un PAUR non è solo un sogno, cioè ogni intervento, ogni progetto ha una propria storia e un proprio legame con i fattori locali e la possibilità di determinare impatti diretti o indiretti sul proprio ambito di intervento, ma anche su ambiti eventualmente che possono essere eventualmente intercettati e che quindi ha una storia a sé. Quindi il ricorso all'articolo 21,1 per i proponenti potrebbe essere un vantaggio molto importante di semplificazione, ma anche di affiancamento, perché introduce proprio l'affiancamento da parte dell'autorità competente alla prevalutazione del livello di dettaglio delle informazioni, ma anche dell'eventuale elenco, stima degli
impatti e delle opere di mitigazione che possono essere proposte. In questo momento, quindi, già l'autorità competente entra, se vi ricordate, in maniera quasi analoga al processo di VAS, entra direttamente in raccordo col proponente o l'autorità procedente per stabilire il livello e il dettaglio. Quindi, peccato che queste fasi non vengano valorizzate, potrebbero evitare già dall'avvio, potrebbero semplificare i primi 30 giorni di vita del PAUR. In che cosa si sostanzia di questi 30 giorni di vita? Dalla presentazione dell'istanza decorrono ulteriori 30 giorni di affiancamento, facilitazione, nella misura in cui, se non si è fatto ricorso all'articolo 21, già l'istanza che contiene gli elementi fondamentali, quindi contiene anche lo studio di impatto, viene già sottoposto in questa fase, prima della sua pubblicazione, quindi la pubblicazione dello studio di impatto, a una sorta di condivisione anche con i soggetti interessati, non soltanto i soggetti competenti, cioè coloro i quali possono, appunto, possono in fase di pubblicazione, quindi in fase di consultazione, dare e offrire contributi, ma anche presentare delle osservazioni. Quindi altri 30 giorni di facilitazione e semplificazione, che normalmente, devo dire, faccio parte di una commissione tecnica regionale, non vengono mai valorizzati né dal proponente né in qualche modo stimolati dalle autorità competenti. Io ho visto tanti portali fatti molto bene dalle regioni, compreso quello che abbiamo attivato, che contengono importanti linee guida, però probabilmente sono molto tecnici, sono tecniche le informazioni e quindi molto spesso a un pubblico non esperto non viene data così detta, una sorta di mappa dei servizi idonea. Quindi già un elemento importante di affiancamento, facilitazione, semplificazione è la comunicazione. La comunicazione ai cittadini che con un raccordo abbastanza importante, ma anche semplice, tra tutti i potenziali soggetti competenti, soggetti interessati, penso appunto alle città metropolitane, ai liberi consorzi, nella misura in cui molto spesso c'è l'integrazione tra la VIA e la VINC, no? E molto spesso quindi la rete ecologica avviene, come anche i piani paesaggistici sono gestiti all'interno di un ambito subregionale, quindi dare un'informazione semplificata sulle varie fasi del procedimento, per cui il proponente o il cittadino che debba fare istanza a qualsiasi titolo per un PAUR sa già che ci sono le fasi preliminari di consultazione con l'autorità competente che possono in qualche modo farlo portare avanti rispetto al mantenimento della tempistica del procedimento, cioè rispetto al fatto che si potrebbero evitare richieste di integrazioni che in genere vanno dai 60 ai 75 giorni, quindi 30 giorni, più famosi canonici 45 giorni che si lasciano proponente risposta. È possibile che in questa situazione, come vedete e vedrete nello schema di PAUR, almeno due volte, se non ci scappa un 10 bis, quindi una richiesta di revisione del provvedimento, quindi in tre volte si possono generare dai 60 ai 75 giorni di sospensione di questo procedimento, quando invece un giusto e oculato rapporto tra il soggetto che ne fa istanza, sia esso privato che pubblico, quindi un proponente e l'autorità procedente, entra in consultazione in analogia al processo VAS, pure per il PAUR e quindi
performare e redigere uno studio di impatto ambientale che abbiamo visto essere un'altra delle criticità e delle lacune del buon risultato di un ciclo perfetto del Power. Molto spesso non si presentano studi adeguati, dico adeguati al tipo di intervento e alle informazioni e alle indagini ambientali che si rendono necessarie. E questa è un'altra delle criticità che, per quanto uno possa attribuire la, diciamo, difficoltà al processo, in realtà non sono problematiche e criticità insite al processo. Il processo è abbastanza standardizzato e ha i suoi tempi e i suoi modi. Sono insite alle carenze e alle lacune degli studi, che è una delle sezioni che l'Unione Europea dedica ampiamente a ciascuna delle tre linee guida. Se le leggete, noi abbiamo fatto una traduzione, le abbiamo messe in linea, ma già adesso l'ISPRA con l'SNPA, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente, ha ritenuto necessario farne una propria a livello nazionale e tornare quindi, e poi ve la daremo nella bibliografia, e tornare quindi a spingere gli sviluppatori degli studi a insomma, essere veramente i co competenti, e quindi il proponente, l'autorità procedente deve cercarsi soggetti competenti in possesso delle esperienze e delle qualifiche necessarie e dare qualità agli studi. Infatti, appunto, questo recente manuale, recente linea guida pubblicata dal Sistema Nazionale della Protezione Ambientale del 2020, quindi è uscito da poco, spinge alla qualità, che è uno dei problemi fondamentali dell'arresto del processo e della richiesta di integrazioni. Molto spesso mancano anche i piani di monitoraggio, ci sono delle lacune che però non possono essere più accettate, nella misura in cui è così ben scandita la procedura e il processo che è difficile fare gli errori. Gli errori li facciamo tutti, però sulle cose, sul livello macroscopico, non si accettano più. Andiamo avanti così. Quindi abbiamo detto che questa smart regulation che abbiamo visto coincidere e consistere soprattutto in una tempistica che è pure adeguata e coerente, ma soprattutto il fatto che questo processo venga con la massima trasparenza seguito in ogni sua fase e per ogni suo adempimento. Ovviamente il Power non si compone delle fasi tipiche che arrivano alla pubblicazione, alla consultazione dello studio, ha un'importante fase che è quella della conferenza dei servizi Power, cioè laddove appunto si apre una fase molto importante di decisione assunta all'interno dell'istituto della conferenza dei servizi. Questo è molto importante perché non solo rappresenta un ulteriore elemento di smart regulation e di trasparenza del processo, ma consente ovviamente di verificare soprattutto la bontà, la consistenza dello studio di impatto ambientale attraverso dei pareri che vengono resi a livello nazionale dalla competente commissione e anche a livello regionale da esperti o competenti e che possono in qualche modo arricchire di contributo lo studio di impatto ambientale. Quindi il parere via all'interno della conferenza di servizi, questo è molto importante, insieme a tutti gli altri pareri. Quindi questa ambizione al ciclo perfetto, non possiamo dire che tutti i nostri provvedimenti e procedimenti lo siano, però quello che è importante e che bisogna far rilevare è che il provvedimento unico autorizzatore
che è tutto nostro italiano, non è contenuto nella direttiva VIA, che sollecita ovviamente a integrare e unificare il più possibile i procedimenti o i processi di natura ambientale per il giusto incardinamento dei provvedimenti finali. Ma ripetiamo, come diceva giustamente il collega Pugioni, è l'ultimo in ordine di tempo del processo di semplificazione che è stato avviato nel 98 e che è stato reiterato nel 2015. Scusate, quindi è tutto italiano. Difficilmente ci sono procedimenti analoghi anche in Francia. Quindi la partecipazione, la condivisione di tutti gli enti competenti e interessati, abbiamo visto, è possibile attivarla ex ante l'istanza di avvio, durante l'istanza di avvio, nel perfezionamento degli strumenti, cioè in qualsiasi momento del processo, ex ante e in itinere, è possibile attivare soccorso istruttorio. Agevolazione dal punto di vista della semplificazione, quindi difficilmente si scappa. Nei 30 giorni della pubblicazione abbiamo visto c'è la verifica dell'adeguatezza, quindi ex ante e in itinere, e quindi questa è un'altra agevolazione, un'altra semplificazione. Tutti i titoli che insieme alla VIA concorrono al rilascio all'interno di un provvedimento unico di autorizzazione. Abbiamo visto l'AIA e l'avevamo detto, l'abbiamo citata prima, la disciplina degli scarichi nel sottosuolo, le eventuali discipline dell'immersione in mare del materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi. Questo è anche abbastanza complesso e farraginoso. L'autorizzazione paesaggistica, ricordiamoci che la direttiva del 2014 attribuisce, e anche 104 nostri, un'enfasi fondamentale al paesaggio, alla biodiversità e per taluni interventi all'impatto sanitario, alla VIS. Da questi non bisogna mai derogare, quindi se ci sono pareri negativi non si può più concludere positivamente l'autorizzazione ambientale, l'autorizzazione culturale ai sensi del codice del paesaggio, l'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico che diciamo, interessa quasi tutti i territori diciamo, regionali e nazionali con i livelli di normativa sia nazionale che regionale, nulla oltre fattibilità che conosciamo benissimo l'articolo 17 e l'autorizzazione antisismica. Quindi questi sono, diciamo, tutti i pareri assorbiti, ricordiamoci procedimento e provvedimento assorbente, che vengono rilasciati e quindi poi nella conclusione della conferenza dei servizi decisoria vengono poi diciamo, unificati e integrati nel provvedimento autorizzatorio. Sono tutti di natura e ad obiettivo ambientale. Quindi quello che dobbiamo in qualche modo forse andare a rivedere con molta umiltà, ma lo devono fare sia gli sviluppatori che i valutatori, perché ricordiamoci, c'è chi sviluppa gli studi di VIA a qualsiasi livello e possono essere appunto anche sia i soggetti privati che le autorità pubbliche precedenti, quindi in tutti i casi che sono poi soggetti che devono attestare e certificare, non ce lo dobbiamo dimenticare mai, la competenza, l'esperienza e la professionalità di chi ha redatto gli studi, perché vengono accertati, validati e firmati sia dal proponente che dal precedente. Quindi l'invito è
andare a scaricarvi, ma non soltanto per un fatto culturale, ma proprio per seguire, per avere e sfruttare al meglio le potenzialità offerte dallo strumento e dalle fasi, quindi ex ante e in itinere e anche dopo la pubblicazione, in fase di consultazione. Ci sono tre momenti topici in cui i contributi di natura tecnico-scientifica, di integrazione delle informazioni e delle eventuali indagini possono essere sempre rilasciate sia dai soggetti competenti quanto dall'autorità ambientale competente. Non perdete mai questi appuntamenti con la normativa. Quindi vi invito a leggere queste tre guide, delle quali trovate qualche cenno di traduzione. Il Ministero ha fatto parte di traduzione. Noi come Formez, nei precedenti webinar abbiamo fornito, le checklist tutte quante tradotte, quindi le trovate lì, che sono importanti queste checklist, perché sono confluite, anche nel PAUR e comunque nella modulistica, nelle linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale, ma comunque in generale per ogni livello, di sviluppo della VIA. Dopodiché queste norme tecniche di redazione che trovate sul sito del Ministero, sono molto importanti, sono queste linee guida a cui vi accennavo che servono per gli sviluppatori e valutatori. E poi, oltre a rafforzare queste competenze, che diciamo che noi da 3 anni che Formez, ha centrato parecchi webinar, su questa necessità, ma, ha centrato anche webinar formativi e di aggiornamento sulle linee guida. Quello che è importante è, per esempio, e lo stiamo tentando, adesso in Regione Siciliana, però, guardando un po' tutti i vari portali delle altre regioni, perché non strutturare in maniera molto semplice, lasciando la libertà culturale, scientifica e professionale, già dei modelli di report di base per ciascuno e liste di controllo per sviluppatori e valutatori, cioè utilizzando questa opportunità messa, in campo sia dall'Unione Europea che dal sistema nazionale della protezione ambientale, che in qualche modo, ha snocciolato un indice minimo, e ha fatto degli abstract, dei contenuti per ciascun capitolo dello studio di impatto ambientale, e perché non utilizzare le professionalità interne o anche esterne dei proponenti, dei precedenti e dei valutatori per cominciare a ragionare in questi termini, perché questo completerebbe, insieme alla modulistica che è stata ed è continuamente aggiornata, anche la modulistica, diciamo, di base o anche una piattaforma in remoto di compilazione di questi format che potrebbe rappresentare un'innovazione in campo appunto dell'innovazione per gli studi, e la reportistica ambientale. L'altro aspetto, che noi stiamo sviluppando in regione, ma nelle varie regioni e anche, nei vari webinar, quello che dicevamo prima, i portali e i siti, devono contenere sia dal punto di vista della mappa dell'orientamento, ma quanto dei contenuti, delle linee guida, e del report, e non solo, non devono limitarsi alla pubblicità legale, dovrebbero contenere tutti i pareri geolocalizzati, e stiamo tentando di farlo anche in Regione Sicilia, in maniera tale da superare una delle maggiori criticità, che è quella, diciamo, l'informazione sullo stato attuale dell'ambiente. Molto spesso nell'informazione sullo stato attuale dell'ambiente la pressione esercitata da ulteriori progetti, o il cosiddetto effetto cumulo, non sono mai, debitamente analizzati e stimati all'interno degli studi. E questo ha bloccato e blocca, Eccomi, tutto quanto il provvedimento, perché come un parere purtroppo anche la mia istruttorio di rete, richiesta di integrazione.
prima Oggi non sta dell'emissione di un andando parere finale bene. VIA, ciò può comportare un rallentamento dei 30 ai 45 giorni per dare le famose Allora, un attimo integrazioni. di E allora, pazienza. le regioni e le province potrebbero cominciare anche utilizzando rapporti con l'università, utilizzando degli Paola, se stagisti vuoi universitari, iniziamo con anche smart qualche working, anzi questo è domanda, il la prego lavoro Giuseppina che in di smart working essere riesce molto bene. sua, Cominciare a cioè si deve seguire la popolare i legge portali e i Fornero, che stavo siti di quelle parlando io adesso. informazioni che la direttiva impone Anche io essere faccio parte di una presenti in malinconnessa, maniera Paola. tale da utilizzarle per gli studi di impatto ambientale, scritto nella direttiva ed è scritto nel 104, ed è scritto anche nel decreto legislativo 152. Sì, c'è un Quindi qualche problema di cominciare a connessione progettare anche i con me. portali Si per vede che farli oggi la rete diventare proprio elementi di non è dalla nostra informazione parte. necessari per abbattere gli ulteriori Voi mi costi, perché è sentite? Io sì, ma possibile no, che indagini ecco, rosee, ma non ti faccio un riesco. esempio, per Ecco. fattispecie analoghe e in siti Noi non ti vediamo direttamente più, ti sento, indirettamente Paola. influiti o intercettati dall'opera, possono essere già messe a disposizione in quanto pubbliche perché Noi ci facenti sentiamo, parte non di un so se Olaf parere e di un Presidente decreto sta che bene, ma ormai anch'io mi sono di pensi. pubblico dominio e Però appartengono a dicevo, allora tutti. vabbè, posso Quindi iniziare a l'ultimo vedere qualche stimolo domanda. Poi nel e il lavoro frattempo che ci toccherà invece di anche fare Giuseppina insieme alle se ne vedi amministrazioni qualcuna dalla è 10 in chiusa la poi fase ho delle linee organizzato guida della parlare. mobilistica, cominciare ad Allora, alimentare e a popolare i propri iniziamo. siti Una mi e i chiede, propri per esempio, portali l'articolo per 908 del facilitare e 152 chiudere in maniera estrema egregia oppure il direttamente processo di ambiente? semplificazione. Allora, non esiste Io vi una ringrazio, normativa per spero cui di l'articolo essere 208 stata del chiara. 152 Certo, dovrebbe essere noi scritto abbiamo adesso, fatto varie anche se comunicazioni, quindi questa in estrema non sintesi era ricade quella nell'ambito che dell'AUA, dotava quindi un non po' più fa di parte dei, senso diciamo, degli organi tecnici che l'intervento della conosco semplificazione dell'autorizzazione dell'unità all'interno del ambientale. provvedimento Da quel autorizzatorio che mi unico. risulta, intanto era Io quindi adatto via rimando l'articolo la 208, parola non viene gestito alla in ambito collega SIAP. Pirani, Sardegna alla sicuramente così, moderatrice, ma non lo so per Giuseppina in altre regioni, eventualmente proprio perché stabilire ci se c'è un sono ordine di risposta di una serie di particolarità valutazione procedurali alle che domande fatte in suggeriscono di chat. evitare, come dire, Grazie. di gestire un procedimento unico all'interno di un altro procedimento unico. Però ci sono anche realtà dove mi risulta che viene gestito all'interno del procedimento unico SUAP. E da quel che so, a livello di discussione, niente di più che una discussione, si riflette su eventuale futura semplificazione di gestire dei procedimenti complessi, come può essere ad esempio il 208 del 152, a livello regionale, con un procedimento unico a livello regionale, che potrebbe essere un po', se volete, legato al discorso che vi facevo in chiusura del mio intervento di specializzare un ufficio all'interno della regione per la gestione di questo tipo di procedimenti unici complessi, di conferenze di servizi e simili, per cui potrebbe occuparsi anche dell'articolo 208. Poi, ad esempio, se è un vantaggio l'unificazione dell'iter abilitativo, è anche vero che i vari enti continuano a lavorare per ciò di competenza. Questo può dare difficoltà maggiori a verificare con chi di competenza i problemi e le complessità legate a una pratica. Quindi, se un parere è favorevole ed uno contrario, come si conclude la pratica? Allora, il discorso è molto generico qua, però chiaramente allora, il fatto che tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso vengano gestiti nell'ambito di un procedimento unico, unifica l'iter, unifica il procedimento e il titolo abilitativo al provvedimento finale che viene rilasciato, ma non muta assolutamente le competenze di ogni singolo soggetto. Quindi ognuno deve compiere le proprie verifiche istruttorie in base alla norma settoriale di riferimento per quanto riguarda chiaramente le questioni di merito più che quelle procedurali, perché a livello procedurale si segue la conferenza di servizio, la strada comunque del procedimento unico, ma chiaramente ognuno si esprime per quanto di propria competenza. Dopodiché, se abbiamo dei pareri favorevoli e dei pareri negativi, la norma ci dice come si deve procedere. Si procede per prevalenza delle posizioni. Allora, nell'ambito del 27 bis parliamo di conferenza sincrona.
e quindi dobbiamo applicare quello che ci dice l'articolo 14 ter della 241, dobbiamo andare per prevalenza delle posizioni espresse nell'ambito della conferenza dei servizi. Dopodiché, se ci sono, cioè l'amministrazione procedente conclude secondo la prevalenza delle posizioni espresse, dopodiché le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili possono, nel termine fissato dalla norma, adire, diciamo, i rimedi che la stessa 241 ci dice. Però bisogna vedere in caso specifico di che cosa stiamo parlando, cioè di quali sono i pareri favorevoli e quelli negativi che sono stati espressi. Eventualmente questo lo potremmo approfondire, se volete, nella giornata col gruppo di lavoro. La proroga dei termini dal 23 febbraio al 15 maggio, causa emergenza Covid, si applica anche quando la conferenza dei servizi è in capo all'ente terzo, in quanto l'AUA è l'unico titolo abilitativo a rilasciare e ricomprende le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del 152. La risposta è certo, sì, la sospensione dei procedimenti dal 23 febbraio al 15 maggio si applica a tutti i procedimenti, ovviamente compresi anche quelli gestiti dall'autorità competente in ambito AUA. Interessante invece quest'altro che vedo di quesito, la disciplina recante il PAUR, ex articolo 27 bis del 152, può derogare a una normativa speciale, quale quella dell'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004? Non è una deroga. Allora, voi dovete. Quello che cercavo di dirvi nel mio intervento è che quando io sono all'interno di un procedimento unico, come può essere quello delineato dal 27 bis, io non sto derogando alle norme di settore, che non sono norme speciali rispetto la norma ordinaria che è il 27 bis. Semmai dovremmo ragionare al contrario. L'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004 mi disciplina l'iter procedimentale ordinario, normale, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Quando mi trovo nei casi di cui all'articolo 27 bis del 152, quindi sono all'interno di un procedimento unico volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale legato alla VIA, quella è una procedura speciale per l'acquisizione del medesimo titolo abilitativo e quindi dell'autorizzazione paesaggistica. Quindi non è una deroga, è semplicemente che io quel tipo di atto di assenso in quel caso lo rilascio secondo la procedura prevista dal Scusate, 27 vi ho bis, chiuso la webcam all'interno perché altrimenti dell'ordinamento l'aula ha dei seri d'accordo, problemi. non sto Va bene applicando solo l'audio. 146 perché non ho solo la paesaggistica, sono nel caso in cui applico la norma speciale di unificazione del procedimento. Non so, Gisella, tu hai letto qualche quesito a cui vuoi rispondere?
Sì, ce ne sono in realtà parecchi. Molto spesso, ecco, ce n'era uno, il 10, dice perché per la pronuncia di via di competenza statale è stato previsto un apposito decreto del MACM, mentre nell'ambito del PAUR nulla è stato specificato. Allora vi tiro le orecchie perché noi non ci leggiamo mai tutti i testi legislativi, in vari articoli comunque è dato spazio alle regioni proprio perché devono andare a gestire un procedimento complesso, obbligatorio, di organizzarsi, quindi dal punto di vista dell'organizzazione, di organizzarsi come appunto meglio credono, delegando eventualmente, delegando l'istruttoria, non la competenza. Per esempio, in molte regioni magari le istruttorie vengono fatte anche appunto dalle ex province, liberi consorzi, comunque l'autorità regionale che si deve esprimere è sempre la regione, quindi sotto forma di DA, decreto assessoriale o altra forma di decreto, ogni regione, ho visto che ce ne sono parecchie che danno giudizio sul parere ambientale di via attraverso forme di decreti regionali. Quindi semplicemente viene lasciata all'organizzazione la gestione del procedimento sempre alle autorità competenti che sono appunto della regione nei modi e con le modalità che normalmente avevano anche soltanto per il rilascio ad esempio del parere di e molto spesso si conclude in un decreto. Naturalmente il decreto di PAUR che viene fuori o comunque il provvedimento finale viene fuori poi da una conferenza dei servizi che statuisce quindi da quel momento in poi la validità del provvedimento, ma che mette insieme tutti i Sì, ecco, provvedimenti che allora hanno le ringrazio loro anch'io i singole relatori a questo validità, questo è punto, molto proprio per i importante. problemi che Quindi ogni oggi provvedimento deve la essere aggiornato, tecnologia viene aggiornato in ci maniera sta autonoma, dando. ancorché compreso all'interno del Vi ricordo che provvedimento troverete tutti i PAUR, materiali sulla quindi è pagina lasciato in di riferimento Eventi alla PA singola nella quale vi siete componente dei iscritti, servizi. Dopodiché ci sono varie domande che in anche la effetti registrazione potrebbero essere un incipit risposte nei prossimi per giorni. un lavoro di gruppo. Ringrazio Una tutti di queste e vi ricordo di era scrivere i problematica vostri delle quesiti varianti dettagliati, casi studi, se volete di interventi partecipare che rappresentando al interventi nostro in gruppo punti di di lavoro continuità costituiscono entro il varianti associate 19 una alle ore complessità 12. che non attiene Ricordo solo al ancora il PAUR, nostro indirizzo ma potrebbe attenere all'avvio anche di chiocciolaformez.it una e procedura comunque di VAS qualora tutte le specifiche le le troverete varianti possano nelle mie slide. coinvolgere Dunque scrivete le chi vuole varianti partecipare ai abbastanza casi studi. significative. In Ringrazio genere, entro il Francesca Ferrara, provvedimento che è la impegnativi nostra unici dell'energetico si project rimane manager e all'interno responsabile di ovviamente progetto. Ringrazio Giuseppina all'interno Liuzzo del e Massimo provvedimento Puggioni. di Grazie a via. tutti voi per E aver saranno anche soggetti partecipato. interessati, tra cui